Inaugurata nel carcere di Enna, l'area giochi all'aperto accanto alla stanza dove i parenti dei detenuti e i bambini sostano per i controlli prima di entrare a fare i colloqui. Un progetto dell'Unione Italiana Sport per Tutti, di cui ci parla Fabio Butera. Un bambino e il suo papà giocano a pallone in un cortile. Una casetta di legno, libri animati per tutte le età, altalene, giochi da tavolo e foglie per disegnare. Siamo all'interno della casa circondariale Luigi Bodenza di Enna e qui oggi è stato inaugurato lo spazio di gioco all'aperto per accogliere figlie dei detenuti. Mi sento in colpa perché non meritavano magari queste circostanze. Già ero in questo istituto e non l'ho visto nascere il piccolino e magari con lui sto creando degli affetti più importanti qui, ma con gli altri due diciamo già c'era una sorta di complicità. I bambini ci danno quella forza, quel potere di affrontare tutti i giorni. L'idea è quella di attutire il trauma che un bambino prova quando entra in un istituto penitenziario per incontrare il proprio papà e allo stesso tempo creare uno spazio accogliente in cui si possa mantenere il rapporto genitori-figli che la detenzione mette alla prova. Legame che a volte va costruito da zero, anche con l'aiuto di professionisti della genitorialità. Loro hanno spiegato come si fa, come si riesce a raccontare a un bambino che il problema vissuto nella vita si può anche superare, che i problemi si superano, che c'è speranza, che tu devi avere nella vita la chance di poter rimediare a tutto. È giocare per diritto, il progetto di WISP Sicilia, finanziato da Impresa Sociale con i bambini. L'immagine che rappresenta l'iniziativa è a firma del vignettista Mauro Biani, una bambina e suo padre che sogna la vita fuori dalle sbarre. Mi rivedo tanto in questa immagine che abbiamo stampato nelle magliette, nel senso che un padre cosa può volere di più? Può volere la felicità di una figlia e stare insieme alla figlia, no? Magari giocare insieme alla figlia. Questa maglietta lo rispecchia tanto.